televisione esiste, cioè la televisione ha chiaramente, se riguarda il suo presente, le tendenze di questo presente, penso che diventerà in qualche modo, se navigherà con internet, sarà connessa a internet, sarà connessa alla rete, sarà connessa a tutto questo mondo, per cui la video on demand, la televisione on demand, lo spettatore attivo, eccetera. Per la televisione può essere ancora uno strumento di conformismo, ma anticonformismo. Lo vedi appunto quando si ribella naturalmente contro il potere. Può essere invece una matrice di racconto straordinario, come sai, nelle scienze, come è nella serie americane, nello storytelling, della fiction. La fiction è un settore che ha creato la TV d'autore, la TV importante, la TV di qualità, la TV prestige. E poi c'è la TV invece che in qualche modo è connessa alla rete, è la TV che si dissolve nella rete, è la TV che in qualche modo diventa, in qualche modo diventa uno degli elementi della rete. Questo per spiegarvi appunto che la televisione non è oggi un dispositivo netto definito, ma è tante cose. Esistono molteplicità di televisioni, come esistono molteplicità di pubblici. La televisione, secondo me, quella generalista, lo diciamo così, rimarrà ancora, perché ci saranno sempre dei momenti di connessione, dei momenti, scusa, di condivisione, condivisione. Per cui è chiaro però che la TV generalista come orologio sociale tenderà sempre a meno essere importante. Ognuno di noi, la liquida come la nostra, ognuno avrà il suo orologio.